Siamo dati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, questo splendido Vangelo che abbiamo ascoltato, così come la liturgia di oggi, al di là dell'episodio specifico molto edificante, contiene un insegnamento veramente molto molto importante, a mio avviso, di come è la dinamica non soltanto della conversione, ma dell'instaurazione di un rapporto autentico con il Signore da parte di noi fedeli. Molto emblematico, se noi andiamo a rileggere, l'episodio del cieco. Adesso, a prescindere dalla cecità, poi vedremo se ci sarà tempo di approfondire questo argomento, ma il messaggio centrale, a mio avviso, è più importante. Allora, c'è questo cieco dalle parti di Gerico. Come sapete, Gerico è uno dei punti più bassi del pianeta Terra, vicino a Mammorto. Quindi dietro questo cieco potremmo dire uno che se la passa proprio male, tanto è vero che sta tenendo a mendicare, una persona che sta interiormente rovinata. D'accordo? Sapete quanto ce ne sarebbe questa gente oggi in giro? E anche la gente che campa in maniera degradata o che fa delle cose orribili. Guardate che prima di essere dei criminali che lo sono, dei delinquenti che lo sono, è anzitutto gente che sta rovinata, sta sotto un treno. Una situazione di degrado, di miseria infinita. Che cosa succede? Sente, dice che sta passando Gesù Nazareno e comincia a gridare. Attenzione. Secondo voi perché comincia a gridare? Perché ne aveva sentito parlare di Gesù sicuramente. Qualcuno gli aveva detto, guarda che c'è un grande profeta che fa questo è il Salvatore, guarda, vai da lui. E lui ci ha creduto in questa cosa. Molti, sapete che anche ai tempi di Gesù, a Gesù gli tenevano uno tocco, uno fuori di testa, mezzo esaltato, insomma, che andava a sfumugliare l'autorità del suo tempo, a predicare dottrine strane, si metteva contro i farisei, ce l'aveva col santo, queste cose qui. Quindi lui no, lui ci crede e comincia a gridare. Qual è il primo insegnamento? Fondamentale, Il primo contatto che noi abbiamo con Gesù, ecco perché la Chiesa è fatta in un certo modo, nella Chiesa ci sono tutta quanta una serie di punti di mediazione, anche io che sono un sacerdote lo sono per voi, il primo contatto che si ha con Gesù è perché qualcuno te ne va, non è diretto, mai. Questo è fondamentale, questo qui. Qualcuno te ne parla e tu a quel qualcuno ci credi. Gli dai il merito, dice sì, c'ha ragione. Secondo me Gesù è quello che dice questo tizio. Passa Gesù, quindi capite, il primo rapporto con Gesù è sempre mediato. Ecco perché è importantissimo per noi anche trovare occasioni di ascolto, di crescita, di conversione. Poi a un certo punto arrivano i momenti, io li chiamo gli appuntamenti del Signore, oppure un'altra espressione a me chiama, cara, i treni che passano. Avete visto, no? C'è un treno che passa. Quando si ferma in una stazione, un pochetto, se sali bene, se non sali, eita, dicono a Roma. Allora, appuntamento, dopo che qualcuno te l'ha parlato, il nostro Signore ti aspetta in qualche circostanza della vita. Ora, bisogna vedere se noi intercettiamo questo momento rivolgendoci al Signore. La salvezza di quest'uomo comincia dal chiamare figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me, e passa a un rapporto diretto con lui. Non va da quelli che gli hanno parlato, chiamaci, ma non ne parla direttamente con lui. Quindi già questa prima esperienza che ha fatto con Gesù è diventata preghiera, preghiera di supplica, preghiera molto semplice. Abbi pietà di me, non ce la faccio più, sto a un mare di guai, aiuto, help. Ecco, attenzione, che succede? Questo purtroppo succede anche alla gente che comincia a rivolgersi a Gesù e molti lo rimproveravano perché dice zitto. Questo succede alle anime, lo assicuro, io parlo con tanta gente, perché appena uno comincia a avvicinarsi un po' a Gesù, io lo dico sempre alle persone, quando si avvicinano un po' al Signore si scatena il finimondo. Cominciano tutti quanti i tentativi di dissuasione da parte di vicini
e non tali. Ah, tu che stai invece lì. Ah, non ti piace la fissa della religione. Ah, ti andai presso al prete. Ah, ti andai troppo a messa. Ah, stai a pregare troppo. Capite? Una serie di tartassamenti finalizzati a impedirti che questo incipiente incontro giunga a maturazione. Qui c'è un primo combattimento. Il cieco dice, non solo che non si sta zitto, ma grida ancora più forte. Dice, tu questo non improvvisi, tu sta zitto, tu non dici sta zitto, e faccio ancora peggio. Gesù si ferma e lo manda a chiamare. Guardate che Gesù non aspetta altro, che magari ci fossero le persone che non vogliono e che lo chiamano. Se uno dà un'occhiata alla prima lettura, ma anche alla seconda, se uno addrizza un attimo le idee che ha il nostro Signore, guardate che il nostro Signore ha molta più voglia a Lui di farci un sacco di regali, un sacco di grazie, di quante ne abbiamo noi di ricevere, ma non li fa se non vede che per noi sono cose importanti e gliele chiediamo con fede e col cuore. Questo era già fatto tutto quanto. Lo chiamano, dice, guarda, ti chiamo, e va ai piedi di Gesù. Ecco l'ultima tappa. Possiamo andarci noi ai piedi di Gesù? Accidicchia. Noi abbiamo Gesù presente qui. Venerdì prossimo, ancora una volta, anche nel sole dei morti, Gesù sarà esposto tutto il giorno in adorazione. E a differenza di giovedì sera, quando sta esposto tutto il giorno, c'è silenzio assoluto, perché l'adorazione si fa in due modi. O si fa una bella adorazione comunitaria, dove si prega insieme, c'è un piccolo momento di silenzio, si canta, tante cose, questa è una cosa bella. Ma è anche bello che ci sia silenzio assoluto, perché lì Gesù è a cuore aperto verso tutti. Lì, e da lì, ci dice la stessa cosa che ha detto al cieco. Cosa vuoi che ti faccia per te? Guardate che veramente Gesù questa cosa la dice. Quale regalo vuoi che ti faccia? Quale cosa bella vuoi? Gesù ha detto al Vangelo, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, ma chi la fa questa cosa qui? Capite? Chi oggi va ai piedi di Gesù, chi va a visitare noi tabernacoli, chi va alle ore di adorazione private o pubbliche, grazie a Dio il mese scorso sono molto contento, perché mi sono affacciato in chiesa quindi qualche volta, ho visto delle persone, avere Gesù dinanzi, avere Gesù esposto è una grande grazia. Ci sono parrocchie in Italia, beate a loro, sono riuscite a fare una cosa bellissima, su cui è un sogno, ad aver esposto tutti i giorni Gesù, dalla mattina alla sera, ci sono persone in continua adorazione, sarebbe una cosa bellissima, anche se è un po' utopica, però si arriva ad avere Gesù, attenzione, miracolo, gli dà la vista, cioè lo tira fuori dai guai. Dietro questi guai possiamo dargli qualunque colore che vogliamo, anche se il cieco è una cosa un po' determinata. E cosa gli dice Gesù? Cos'è che l'ha salvato? Non lui, ma la sua fede. Cosa significa? Significa che ciò che rende Gesù libero di darci i suoi regali è quanto noi ci crediamo, quanto noi ci crediamo, quanto noi ci parliamo, quanto noi andiamo ai suoi piedi, quanto noi gli rivolgiamo tutte le altre cose, abbiamo fiducia. E qual è la conseguenza ultima? Si leva il mantello e lo comincia a seguire. Una volta che uno ha conosciuto bene Gesù e il suo amore, scatta la reciproca. Perché tanta richiesta, scritto amor che non lavata, ma perdono, questo vale pure i rapporti col Padre Eterno. Se tu conosci l'amore di Gesù, poi non è più un sacrificio stare dietro, capite? È un onore, è una cosa bella. Per me celebrare la messa non è mica un sacrificio, Ma che tu celebri la messa tutti i giorni? Dico, te credo. Per me sarebbe un sacrificio enorme non celebrare la messa, non celebrarla. Capite? Non starci con Gesù, non invece starci il più possibile. Ecco, io spero che questa esperienza, chi più chi meno, possiamo tutti quanti viverla nella nostra vita interiore, perché si parte, ripeto, da un annuncio creduto, si finisce ai piedi di Gesù e si proprio termina
cominciandolo a seguire, che diventa una scelta personale. Io non è che ti seguo perché me l'ha detto X. X me l'ha detto e lo ringrazio, io ci ho creduto, poi mi sono andato io personalmente da te, ho conosciuto il tuo amore, ho conosciuto la tua grazia, l'ho accolta e ti ho scelto come Signore della mia vita. Ecco, io auguro a tutti voi, ecco, tutte quante le persone che sono qui, anche tutti i fedeli, di poter fare questa esperienza di vita, perché questa rimane per sempre. Può cambiare il parroco, può cambiare il vescovo, può cambiare il parroco, non fa niente. Quando uno ha fatto questa esperienza del Signore, gli rimane vita natural durante e resisterà a prove, tentazioni, difficoltà, qualunque cosa. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad aprire il cuore a Gesù, ad andare con fiducia verso di Lui per gustare e vedere quanto è grande il suo amore e quanto Lui davvero è buono. Siano lodati Gesù e Maria.